Non ce la faccio più, non ce la faccio più, mi sono rotto, mi sono rotto. Adesso vado a correre in bici. Mi sono veramente stufato di questa cosa. Mi sono veramente, veramente. Sclero, sclero. Vado, si va a correre. Adesso che avevamo pure la furga Tresca Transformers, non ci fanno muovere. Noi andiamo a correre lo stesso. Ora andiamo a fettucciare la pista. Abbiamo montato il paddock, abbastanza chill, c'è una luce molto bella, super cool. La fettuccia ce l'abbiamo, si va a fettucciare il pistino per domani. Righty, we go for practice run. Andiamo a provare la pista. Fettucciato, domani c'è la gara, è giusto fare una practice run. Qualcosa da dichiarare? Tough, eh? It's pretty tough, but I'm pretty happy that I can be here riding my bike. I'm really stoked on that. Things are going well, thanks for the team, and I was hoping to have some double jumps, but I don't have any, so yeah, let's see for tomorrow. Hope for the best. Cheers, guys. Day 2, è il gran giorno. Volevo dirvi che ho dormito bene, mi sento abbastanza bene, sono un pochettino nervoso. Ho in testa chi vincerà la sfida, ma il cronometro è quello che veramente ci dirà chi ce la può fare. Il vantaggio grosso di avere l'hotel vicino al percorso, lì si svolgerà la gara, c'è il paddock, lì saranno quelle, la casetta dei giudici, partenza e arrivo, tutto là. Sono un po' agitato stamattina. Eccoci, allora folks, vi spiego bene che cosa andremo a fare. Abbiamo già parlato di questo test numero 1, quindi full versus front. Abbiamo la Raven, qua 8.6 credo, ma sicuramente mi sbaglierò. Comunque la versione super base che abbiamo già visto in un altro vlog, pimpata con wheels, reggisella, sella, manubrio, pipa, forcella 120. Questa, l'unico piccolo problema è che chiaramente io come meccanico faccio pietà, quindi in sostanza il cambio è rimasto uno SRAM, la trasmissione è uno SRAM, ma un pacco pignoni Shimano. Piccolissimo dettaglio, per adesso funziona bene, l'ho regolato, quindi tip top. Gomme da 2 e 2, le booster di Kenda che usavo anche prima quando correvo nella Bianchi Countervale. E gomma scorrevole, la bici va forte, è leggera e con la forcella così a 120 devo dire che spacca, bella cattivella. L'altra, la full, l'abbiamo già vista anche lei perché l'abbiamo montata assieme, forca 130, ammo 110, adesso abbiamo messo il telescopico. Ha le gomme a 2.4 che adesso vanno un po' in realtà di tendenza nel mondo cross country, tutti usano sti gommoni. Entrambe montano la Super Mousse al posteriore e non all'anteriore. Quindi andiamo a vedere in un fettucciato, un prologo infettucciato, da circa un minuto abbiamo fatto le prove ieri, e vediamo quale sarà la più veloce. La più divertente so già qual è, secondo me. Ma la più veloce vediamo perché è il cronometro che ce lo dice, quindi
Red Bullina, come dice Greg, Red Bullina. E andiamo a girare. Ok boys, partiamo dal rigidino, andiamo a fare qualche practice run e poi facciamo il tempo. E all'opposto cambiamo mezzo e prendiamo la full e facciamo il tempo, vediamo chi ha ragione. Dobbiamo solo spedare la pressione delle gomme, perché da buon crossista sul prato facciamo lavorare le gomme. Non sappiamo quanto sono, dopo controlliamo, prima andiamo a naso, ma sarà 1, 2, 3, basso, basso. Va bene, prendo la full, andiamo a fare due curve. Avevo detto che facevo poi il tempo con quella, eh? È vero, ma che si fa? No. Provo questa, poi tempo e tempo. Welcome to the Quarantine XC Cup, the very first international race since we all stay home. Are you home? You safe? Is all good? Is all good? Yes, talking Italian now. Benvenuti signore e signori a tutta questa competizione di bicicletta cross country. I know we have lots of Italians down there. You saw che ci sono tanti italiani là. Volevo far vedere questa competizione tra full e front. Due biciclette cross country, they go up and down, vanno su e vanno giù, veramente, veramente capable, veramente fantastica come biciclette, ma quale tempo dice solo quale è migliore? Just only time will tell, we say. So let's see what is gonna happen now in a POV, punto di vista, di pilota, e io faccio commento, I'm gonna commentate that race, so please make sure to sit down, grab a cold one, and watch the show. Vediamo POV, sì. Vediamo chi si sta preparando. Ed eccoci, partito POV di primo concorrente, arriva prima curva, la bici scatta molto veloce, fa prima curva leggermente più lenta, poi va a ostacoli. Ostacolo 1, va ostacolo 2, va ostacolo 3. Diciamo che qui bicicletta si vede che un pochettino fa più fatica di full, che non si comprima. Poi arriva nel fosso riesce bene a passare, poi arriva per risalita. L'ingresso nel fosso un pochettino più lento, ma risalita qui il rigidino parte veramente veramente forte. Qui attenzione si aggiusta casco perché non aveva agganciato bene il GoPro in testa e chiuso casco, salta giù da pulmino, ancora si aggiusta casco, quindi problemi, veri problemi con peso di GoPro in testa, poi qui scatta bene, ripartito molto veloce, qui arriva la S, sinistra, poi spam, taglia dentro destra, ripartenza, fulminia, qui veramente veramente sta guadagnando tempo, vediamo tempo come sta andando, qui scatta veloce prima di ultima curva, poi arriva sgancia, credo piedino, sì, ingresso veloce, parte, va arriva all'arrivo, fa tempo, schiaccia ed è torno al minuto, primo concorrente torno al minuto con rigidino che è molto molto veloce, devo dire unico problema di rigidino è stato Sellino Alto, secondo me Sellino Alto, non so, vediamo, secondo me è molto veloce, i giudici dicono che con la full ci metterò 4 secondi in più, io dico che ce ne metto 2 e mezzo, dai, 1.03, faccio 1.03, vediamo, giù un sellino, ah che comodo, allora, posso andare a fare la spesa. Alla grey du départ, piede a terre, direbbero i francesi, mi vogliono sempre squalificare, invece io piede a terre col piffero, come si direbbe a Pasqua. Allora, via!
Bene, partito concorrente con full suspended, qui con Renzo telescopico. Arriva prima curva un filino più lento, ma poi entra molto veloce, aggancia il piede, tang 1, salta tang 2, salta tang 3, salta molto veloce, qui entra sicuramente è avvantaggiato. Qui vedo avvantaggiato sul tempo, qui entra molto bene nel canale, però adesso c'è da risalire. In risalita la full si schiaccerà sicuramente perché non ha schiacciato, non ha compresso l'ammortizzatore. Qui arriva nel salto di pulmino un filino più indietro, ma potrebbe guadagnare dopo. Tang tang, un reggimento largo arriva. E qui Selino sicuramente farà la differenza. Salta bene sul canale, salta bene giù dal canale, molto veloce qui in ingresso di prima curva della chicane. Sinistra, poi subito destra, qui va forte, qui c'è poco da fare, qui va forte, qui in vantaggio. Poi accelerazione brusca, anche se qui secondo me rigidino qualcosa in più c'aveva. Attenzione qui sui pedali, qui è già bollito, già veramente bollito pilota, ma arriva curva, sgancia piede, entra velocissimo, pop up a wheelie and stop the clock in 58, that's a 58 for you Italian, it's 58. Incredibile, la full suspended, stop perché è in diretta, la full suspended vince questa prima competizione di fettucciato, c'è un'ape, prologo infettucciato. Quindi un minuto di pista, la full da un secondo e mezzo alla front. Chi l'avrebbe mai detto? Ciao a tutti, cheers da Quarantena TV, Rebull TV, ci vediamo alla prossima, cheers everyone. La più divertente è stata anche la più veloce. Sinceramente a percezione il rigidino prendeva velocità a livello impressionante. Cioè avrei detto che faceva il tempo. Però la full alla fine ti permette di rischiare un po' di più, ho anche un filo più di tacchetto di gomma, quindi nell'ingresso lì dell'argine sono entrato più carico, però curva più forte con il regista da basso a un baricentro diverso. Chiaro che già fare 2-3 giri magari sarebbe cambiata la situazione, perché comunque ti stanca di più, ha bisogno di più energia per accelerare. Però il prologo infettucciato è breve e lo vince la full, bella lì.